Fabio Grosso, allarme rosso. Che è successo oggi al Verona? Mamma mia. Padova Verona 3-0. I fuochi pure oggi, fuochi d'artificio. Come abbiamo finito il 2018, ricominciamo il 2019 con i botti, di inizio anno. Raga. Oh, ma che è successo? Il Verona delle scalette. Che cosa è successo oggi? Tre pere. Bye. Padova Verona 3-0. Cosenza, Ascoli 0-0. La partita del testacoda, come avevo detto l'altro ieri nel mio video, che se avete visto la mia analisi della classifica della Serie B, che vi avevo detto che questa Serie B non dà nulla per scontato. Anche quando si incontrano squadre di alta classifica contro quelle che stanno lottando per la retrocessione, le partite non sono mai scontate. Quindi una Serie B difficile. Io sono pronto per andare allo Stadio Adriatico, fra un po' vado a vedere la partita Pescara-Cremonese. Non sarà una partita per niente facile, perché, raga, oggi se la vinci e basta. Oggi si deve soltanto vincere, visti i risultati che ci sono stati nelle partite. Dobbiamo riacciuffare il Brescia, dobbiamo andare al secondo posto a meno 2 dal Palermo e dobbiamo staccare le scalette. Dobbiamo staccare il Verona, dobbiamo staccare il Benevento, dobbiamo staccare il Lecce. È un segnale importantissimo da dare al campionato, che potrebbe prendere una certa piega, ripeto, con una mini fuga di Palermo, nonostante abbia perso in casa con la Salernitana l'altro ieri, Brescia e Pescara, che scapperebbero così e si porterebbero 4-5 punti dalle inseguitrici. Secondo me è un passo importante del campionato, perché potrebbe veramente dare quello slancio a queste squadre che incomincerebbero a dare anche a livello morale uno schiaffo alle altre pretendenti per la promozione in Serie A. Stasera non sarà facile, perché qui a Pescara sta piovicicando, sta piovendo, insomma è umido. Stasera sarà un campo bastardo, dove la palla schizzerà. Spero che non venga a piovere, anche se le previsioni sono un po' così, mette pioggia, però speriamo non piova, altrimenti ci bagneremo, non fa niente, ci facciamo lo stadio, non fa niente. I veri tifosi del Pescara vanno allo stadio, venite a vedere lo stadio, venite a incitare il Pescara, non rimanete a casa a vedere la partita su DAZN, venite allo stadio, venite a tifare il Pescara. Poi stasera c'è anche la commemorazione della morte di Bubù. Non voglio dire che si festeggiano i 10 anni dell'impero by Sebastiani, che sono 10 anni che Custu sta alla guida del Pescara, era il 2009-2010. Siamo arrivati, purtroppo 10 anni di Sebastiani, 10 anni di Sebastianide, però tant'è, sono 10 anni e quindi continuiamo ad andare avanti con questa gestione. Io volevo dire una cosa, avete visto che ha fatto gol al Padova? Io non mi voglio incazzare pure oggi, però avete visto chi ha segnato al Padova 2 gol? Jerry Mbakoku, vi dice qualcosa? Jerry Mbakoku? Vi ricordate quando si vociferava che Mbakoku era stato richiesto da Pillon? No, non l'abbiamo potuto prendere perché era svincolato, non è che costava, era anche svincolato Mbakoku, però non ne potevi via, perché noi abbiamo stato un mese e mezzo a Reda Rossi, che poi appena firmato il contrattino con la Lazio, il rinnovo, è andato a Venezia. Scelta sua personale, una scelta personale rispettibilissima, secondo me con The Way risolto, vabbò. E mo incominciamo a parlare sempre di tormentone Tumminiello, cioè voi ditemi voi chi cavolo è sto Tumminiello, che a me non mi dice niente, è un nome come un altro, quindi non è che mi sto strappando i capelli, che nindinga, i capelli, cioè. A me Tumminiello è un nome che non mi, cioè, se devo prendere Tumminiello, perché non tenere Monachello? Fa pure rima. Cioè, perché che cosa di più sto Tumminiello rispetto a Monachello? Quel Monachello c'ha già esperienza in Serie B, ha già giocato e ha segnato. Mentre Tumminiello è un giocatore che viene dalla primavera, l'anno scorso è rotto il ginocchio, quindi non gioca già da un anno.
chi te ne voglia fa'? Per fare il centro recupero infortunati degli altri? Dobbiamo fare sempre l'asilo nido dell'Atalanta e della Roma? Continuo a ripeterlo. Jerry Mbacò con Zaputi Pia era uno che forse si chiedeva pure il non. Un giocatore, forse anche con le caratteristiche adatte, un giocatore, un attaccante che forse segna di meno, però in Serie B può fare la differenza, soprattutto per la sua fisicità, per la sua velocità. Si può inserire come Manguso, può giocare attaccante, può giocare esterno, può fare tante cose. Quindi Mbacò era un bel acquistino da fare, secondo me, per noi, magari era uno che non ti rompeva neanche le scatole davanti, perché il Pescara fondamentalmente in questo mercato non c'ha nulla, in questo mercato non ha nulla da andare a prendere, se non trovare secondo me un sostituto sulla fascia sinistra, perché gioca sempre del grosso. Quando non gioca del grosso, spostiamo Balzano a sinistra e gioca Ciofani a destra, ma stasera che Balzano forse non gioca, gioca Ciofani sulla destra e del grosso a sinistra, e si fa male del grosso, chi ci mette? Ci va Iuca sulla sinistra. Quindi un terzino sinistro ci serve, visto e considerato anche che sto Elizalde, che la Juve pare vuole 4 milioni, 4 milioni e mezzo, non gioca mai col Pescara. Non abbiamo sto fenomeno Elizalde, però non lo vediamo mai, non l'abbiamo mai visto. In campo però si dice un fenomeno, ma forse a Football Manager, a FIFA, non lo so, noi non l'abbiamo mai visto, mi piacerebbe anche vederlo, però non ci sta. Detto ciò, ripeto, per secondo me il Pescara ha bisogno veramente di un esterno sinistro di difesa che possa alternarsi con Del Grosso, in modo che sulla fascia destra ci avremmo Ciofani e Balzano. Abbiamo bisogno, secondo me, di un attaccante che si alterni a Mancuso, un attaccante alla Cocco, visto che Cocco è in partenza e deve andare via. Abbiamo preso, pare, perché fino a quando non vedo, non credo, abbiamo preso sto Santiago Bellini dal Wanderers, Montevideo, mi pare, uruguaiano, un stambellone 2 metri alto, però ancora arriva, ancora ce l'abbiamo. Però oltre a lui avrei preso un altro attaccante tipo Monachello, se Monachello dovesse andare via, si parla di Tumminello, si è parlato di quella, però secondo me Bakoko poteva essere uno bravo. Ma oltre all'attaccante e al difensore sinistro, secondo me al Pescara serve un esterno attacco. Raga, parliamoci chiaro. Allora, Antonucci pare che anche oggi ha problemi fisici e quindi non dovrebbe giocare, non dovrebbe essere della partita. Al posto suo verrebbe spostato Machin esterno alto a sinistra. Povera me, che cosa devo sentire? Cioè, manca oggi ho del sole, quindi vi fa capire che considerazione ci sta su Del Sole. Cioè, altrimenti avremmo giocato con Marras e Del Sole. Invece no, neanche oggi Del Sole gioca. Quindi Del Sole non gioca. Lo lasciamo perdere. Antonucci è infortunato. Capone rientra in infortunio, abbiamo solo Marras. Quindi un esterno. Bisogna trovarlo. O ci metti Mancuso a fare alla sinistra e fai giocare Monachello. Però siccome Monachello non gioca, Del Sole non gioca, Capone è infortunato, Antonucci infortunato, mo ci vai. Quindi, secondo me, oltre alla punta, oltre al difensore sinistro, ci manca un esterno d'attacco. Non lo so chi potrebbe essere, si è parlato di Carretta, della Cremonese, che l'anno scorso stava a Ternana. Io non so i nomi, non li so, però questo è il mio pensiero. Poi non lo so, mi posso anche sbagliare, raga. Ciò che vi dico semplicemente è che dobbiamo andare a sostenere questa squadra. Quindi mi raccomando, fra un po' tutti allo Stadio Adriatico, dobbiamo vincere questa sera per incominciare a sognare con la maiuscola. Io adesso vi saluto, mi raccomando, pollice in su se il video vi piace, commentate qui sotto nei commenti, vi lascio il link in descrizione al gruppo Pescaresi Convinti su Facebook, la mia pagina Instagram, Facebook, e se ancora l'avete fatto iscrivetevi al canale qui sotto, c'è il pulsante iscriviti, attivate la campanella in modo che quando faccio nuovi video si arrivano sul vostro dispositivo le notifiche che vi dicono che ho caricato un nuovo video. Ciao a tutti, ci vediamo nel dopo partita, sempre Forza Pescara e Merda Sferoro, ciao!